Salve a tutti, vediamo con Lightroom come risolvere il problema di aberrazione cromatica. Guardate questa immagine, abbiamo già visto e conosciamo già l'aberrazione cromatica in Photoshop, in Camera Raw, se mai andate a vedere i miei tutorial. Questa è l'aberrazione cromatica, vedete, che forma questi bordi colorati di magenta, rosso, blu e verde. Ora qui ne abbiamo praticamente quasi tutti, se andiamo a vedere abbiamo il magenta, il verde e il blu. E anche un po' qui di rosso. Per risolvere questo tipo di problema in Lightroom dobbiamo andare in correzione obiettivo e oltre naturalmente a distorsione eccetera abbiamo anche qui la possibilità di eliminare o col selettore colore per elimina margine, quindi possiamo selezionarlo, ci posizioniamo per esempio qui sul viola, sul magenta e clicchiamo, vedete, non abbiamo più la versione colore per quanto riguarda il colore magenta. Infatti, se notate, il fattore si è spostato verso destra, cioè praticamente è stato eliminato. Vedete, se io lo porto qui, abbiamo ancora il fattore molto alto, abbassiamo il fattore e qui perché interveniamo manualmente. Se invece col selettore colore non risolvete il problema, avete già visto, adesso qui cominciamo da qua, col fattore qui per esempio del magenta, alziamo il fattore e togliamo via il magenta. Poi abbiamo anche il verde, qui vedete abbiamo tutta questa zona del verde, anche qui alziamo il nostro fattore, ecco qua, non di molto, aumentiamo un po' così. Poi abbiamo le parti blu, queste parti blu, adesso qui l'abbiamo qui, vedete, tonalità verde, come fattore abbiamo spostato, poi abbiamo tonalità verde, proviamo a diminuire il blu, lo portiamo, ecco qua, vedete, verso destra, e anche il blu direi che l'abbiamo sistemato, qui non abbiamo nient'altro, andiamo a vedere qua sopra, forse, ecco qua, è rimasto un po' di rosso arancione, vedete qua, e anche un po' di magenta, vediamo un po' di togliere ancora un po' il magenta, non molto. E poi per quanto riguarda il rosso, anche qui vediamo un po' di spostarlo, ecco, vedete, non troppo, quasi fino alla fine. E direi che abbiamo risolto quasi tutto il problema per quanto riguarda l'aberrazione cromatica, in questo caso in Lightroom. Vi saluto e ci vediamo. Arrivederci.